tutti, se prendete tutti posto iniziamo con questo evento bellissimo. Buonasera di nuovo e benvenuti alla presentazione del movimento Creazionismo per una nuova era. Io mi presento, sono Monica Campoli, sono una conduttrice dell'emittente televisiva La QTV Abruzzo e Molise e sono onorata di essere qui perché anch'io faccio parte di questo libro e di questo movimento davvero fantastico. Ringrazio in primis Margherita Cordova, la proprietaria di questo bellissimo teatro, per la disponibilità e vorrei che faceste per lei un grande applauso. Quando ho pensato a questo evento mi è venuta in mente una frase di uno scrittore politico francese, André Malraux, che recita: non è la politica che governa un paese, ma la sua cultura. Ecco, il movimento letterario e artistico Creazionismo per una nuova era è nato grazie a un'idea di Annalisa Potenza, una professoressa scrittrice di Pescara che dopo avremo modo di intervistare. Un applauso per Annalisa. E questo movimento ha come obiettivo proprio quello di diffondere valori importanti come la pace, la solidarietà, la cooperazione, diffondere conoscenza e cultura, cose che purtroppo oggi mancano e si vede dalle cose che succedono tutti i giorni. I membri fondatori, tra cui ci sono anch'io, provengono da tutta Italia e hanno anche dato vita a un libro, sempre su iniziativa di Annalisa Potenza, che si chiama Oltre il conflitto, una nuova visione. Questo libro Annalisa lo sta anche distribuendo nelle scuole. Vi spiego un po' come funziona questa serata, che prevede interventi di alcuni degli autori che si presenteranno e leggeranno il loro testo o la loro poesia. Alcune poesie però saranno declamate dagli attori della compagnia Follemente Teatro, diretta da Stefano Giannascoli. Follemente Teatro è una compagnia nata nel 2018 dall'incontro artistico di Francesca Alberico, Giovanna De Rifanio e Stefano Giannascoli ed è composta da oltre 20 componenti tra attori, educatori teatrali e regista. I loro spettacoli trattano temi sociali o esistenziali con il linguaggio della tragicommedia. Ci sarà anche un pezzo teatrale di Aurelio Aceto che poi presenteremo e il tutto sarà allietato qui alla mia destra, che non so adesso dove è andato, da Francesco Minniti, un cantautore, un artista, ha dipinto moltissimi quadri, ha partecipato anche a delle mostre importanti con ottimi risultati e ha ottenuto anche vari riconoscimenti a livello musicale. La musica e l'arte per Francesco sono la sua passione. Poi invece abbiamo qui dietro di me alla chitarra Claudio Spinosa, un applauso per Claudio, che è un poeta e cantautore di Sulmona e poi avremo modo anche di parlare con Mascitelli che lo accompagna qui al suo fianco. In tutto questo qui dietro sul maxi schermo saranno proiettate le immagini delle opere degli artisti del movimento e ringrazio per questo Antonio Rioci, tecnico del luce e dell'audio, anche perché un applauso Antonio. Ringrazio voi tutti presenti qui perché siete davvero tanti. E io vorrei adesso qui con me l'assessore alla pubblica istruzione di Pescara, il professore Gianni Santilli, che è sempre in prima linea nella diffusione della conoscenza e della cultura. Vorrei ringraziarlo, un applauso per il professore Gianni Santilli. E lascio a lei la parola. Buonasera a tutti, non potevo mancare questo invito da parte di Annalisa e di tutta l'associazione. Io porto i saluti dell'amministrazione comunale, ma ci tengo a precisare alcune cose per quel che riguarda il mio assessorato alla pubblica istruzione. Io sono molto vicino al mondo della scuola, essendo stato un ex insegnante, e questo diffondere questo libro che hai appena detto nelle scuole sarà molto molto importante, perché contiene degli argomenti molto molto interessanti che fanno riferimento a tutti le problematiche di questi tempi che stiamo vivendo, dalle guerre, dal Covid, che l'abbiamo mai fortunatamente passato, anche se si sta riavvicinando, però lo teniamo sotto controllo, ma soprattutto ci tengo a parlare di quell'argomento molto molto importante che abbiamo trattato qualche mese fa, qualche giorno fa, che fa riferimento alla violenza di genere,
e in modo particolare una cosa che vivo tutti i giorni è quello del bullismo, che purtroppo nelle nostre scuole ancora esiste. Noi ci stiamo lavorando tanto su questo argomento e spero che riusciremo a risolverlo. Io volevo fare tanti auguri ad Annalisa, perché ci tengo in modo particolare, perché lei è molto vicino a me e io sono molto vicino a lei e alla sua famiglia, e volevo augurare a voi tutti quanti una buona serata e godiamoci questa bella presentazione di questo libro. Buon anno a tutti, tanti tanti auguri e buon anno, grazie. Grazie ancora assessore. Adesso è il turno, perché vorrei qui al mio fianco proprio lei, l'ideatrice e la fondatrice di tutto questo, Annalisa Potenza, professoressa e scrittrice di Pescara. Veramente l'applauso per voi più forte. Facciamo. Allora, faccio una prova. Provo a stare un po' in piedi, poi mi stanco, mi siedo. Allora, intanto come mi è venuta questa idea del movimento? Per condividere con persone simili a me nel sentire, nel pensare, determinati valori importanti come la pace, la solidarietà e anche la cooperazione. Perché in effetti viviamo in un mondo difficile, che continua ad essere difficile, perché ci sono guerre, violenze di genere, bullismo e tante situazioni effettivamente difficili da gestire. Allora, in che modo gestirle se non attraverso il mezzo della letteratura e dell'arte, che sono veicoli di diffusione potenti? Proprio il pensiero creatore è veramente un mezzo di diffusione molto molto forte, il pensiero ma anche la scrittura. Perché il termine creazionismo? Perché desideriamo invitare le persone a creare a partire dal cuore. Perché proprio il cuore? Perché nel cuore, ultimamente, da parte di alcuni ricercatori, sono state trovate delle cellule che riescono, diciamo, ad equilibrare le funzioni del cervello. Infatti il cervello non riesce sempre a far fronte a tutti gli input che vengono dalle parti più arcaiche, che sono quelle poi che generano il conflitto. Pensiamo al cervello rettiliano o al cervello limbico. E quindi queste cellule, altamente evolute, riescono proprio a equilibrare queste funzioni. Però in che modo equilibrare queste funzioni? Attraverso dei metodi che inducono la persona a stare in stati di tranquillità, diciamo di introspezione, perché il riequilibrio interiore è proprio la condizione per poter gestire l'esterno, perché se noi non siamo in equilibrio con noi stessi, non possiamo assolutamente gestire l'esterno. Se noi siamo in conflitto con noi stessi, tutto il nostro conflitto interiore poi si ripercuote all'esterno. Questo è il significato del termine che abbiamo coniato tutti insieme, che è il creazionismo. Quindi la ragione da sola, purtroppo, come ha dimostrato il decadentismo per esempio, non riesce a far fronte a tutto, non ce la farà in corteccia. E allora avevano ragioni i romantici, che dicevano di tornare al cuore. Però i romantici, ancora gli esponenti del romanticismo, ancora non conoscevano, che non sapevano che nel cuore ci sono queste cellule. Dovevamo aspettare il 2000 e qualcosa. Però l'avevano intuito alcune filosofie, che per fortuna avevano, alcune di queste filosofie, avevano inventato dei metodi come per esempio la meditazione, la visualizzazione, già tantissimo tempo fa. E sono questi i metodi: visualizzazione guidata, meditazione, respirazione consapevole, sono i metodi che ci mettono in contatto con noi stessi. E ecco, questo è il significato.
Per questo il libro è stato articolato nella quarta sezione, la quarta sezione è stata dedicata proprio alla scoperta di questi metodi, che noi auspichiamo entrino nelle scuole, siano riportati nelle scuole, in maniera che le nuove generazioni siano in grado di autogestirsi, di gestire le proprie emozioni, i propri conflitti interiori che sono tanti. Quindi è un libro sì dedicato alle nuove generazioni, per l'amor di Dio, alle scuole, però anche a tutti. E aggiungo, nell'Istituto Comprensivo Pescara 7 abbiamo già attivato dei laboratori, anche con professoresse che qui sono presenti e che ringrazio dal cuore, che proprio consentono, questi laboratori consentono ai ragazzi di avere degli strumenti utili per il futuro per autogestirsi. Ce l'ho quasi fatta stare in piedi, ora sono un po' stanca. E qui penso di aver detto tutto. Sì, non so se che la sento di rispondermi, di spiegare un po' la copertina del libro, che è davvero molto bella e particolare. Allora, la copertina è intanto raffiguro un mandala che è stato dipinto dall'artista Anna Iacobelli, che è di fuori, e rappresenta il fiore della vita. E il fiore della vita ha un fichissimo significato qui nell'intreccio. Però in mezzo c'è una sorta di occhio, e la stessa autrice del dipinto mi ha detto: io ho pensato alla visione. Ah, davvero, ho detto, anch'io ho pensato alla visione, a una nuova visione che vada oltre il conflitto. E adesso non mi dilungo per lasciare la parola ai vari autori, che ringrazio sentitamente dal cuore, e alcuni di voi non li conoscevo solo virtualmente, e questa sera ho avuto la possibilità di stringere la mano, di dare il bacio, non perché ci sono virus, ma almeno di stringere la mano e guardare negli occhi. Quindi grazie, dato che si parla dal cuore, grazie dal profondo del cuore. Grazie ancora a Annalisa Provenza, che io prima l'ho invitata insieme a Massimo a rimanere qui, lei ha detto che preferisce stare lì dietro. Adesso tocca proprio a Massimo Pasqualone, professore e critico letterario e artistico di Chieti. Lui non ha bisogno di presentazioni, lo vedete sempre su tutti i giornali, è sempre impegnatissimo, e ci parlerà di Ut Pictura Poesis, il legame tra la parola e le immagini. Un applauso intanto a Massimo Pasqualone. Quattro ore che mi sono state affidate, farò una sintesi del mio pensiero. Cinque è troppo. Poi c'è la cena, quindi sopravvivono tardi. Tra l'altro, a proposito dei conflitti, vivo un conflitto di interesse perché sono il preparatore e l'editore di questo libro, appunto mi occupo di queste cose in me da 30 anni. Io ringrazio Annalisa, riflettevo sul cognome, nome, una potenza creativa straordinaria che si è sobbarcata l'onere grandissimo, l'onore vedremo insomma più là di questo progetto, e mi ha coinvolto. Io volentieri ho dato manforte come giornalista, come critico, come docente a questa idea straordinaria che mette insieme in realtà una complessità di centinaia di artisti e di scrittori su un assunto abbastanza semplice. Prima Annalisa parlava dei romanci, mi veniva in mente un pensiero di Pascal che è bellissimo, il cuore delle ragioni che la ragione non conosce, e diceva l'assessore prima: in un tempo così complesso, così complicato, in un tempo di pandemia, un tempo di guerra, un tempo di fine della globalizzazione in modo negativo, Annalisa propone una ricetta che sa di utopia. Io ho scritto nella prefazione, cioè la poesia, la pittura, la scultura, la musica, una sorta di sororanza, sono sorelle siamesi, io le definisco sorelle siamesi, perché sono attaccate dalla testa e dal cuore.
dalla testa, perché ci danno un grande ragionamento sul mondo, dal cuore, perché ci danno tante emozioni. Ebbene, questo movimento le ha messe insieme queste emozioni, cercando di sfidare per una nuova era il tempo nel quale noi viviamo, per una, potremmo dire, una sorta di conversione. Mi piace questa parola greca metanoia, che utilizzo ogni tanto anche quando parlo ai miei studenti all'università, non la capiscono. È un cambiare strada, un cambiare rotta, partendo dalla cosa più utile che ci sia, probabilmente, la poesia, l'arte. Come può la poesia dire la sofferenza del mondo, il male del mondo, la guerra, la pandemia? E se prima ho citato un filosofo, adesso cito un artista, Ernesto Treccani. Ci penso da 30 anni a questa sua frase: soltanto che il cuore aperto alle sofferenze del mondo può dire la bellezza. Annalisa è partita dalla sua sofferenza esistenziale, dalla sofferenza universale. Abbiamo attraversato un periodo incredibile per un progetto che utilizza la parola poetica, che utilizza la scultura, che utilizza la pittura, perché insieme, sorelle, dicevamo prima, sorelle siamesi, possono attraversare il tempo per addivenire all'eternità. Questo è un progetto che aggancerà l'eternità. Qualcuno dice: ma cosa sta dicendo il professore? Aggancerà l'eternità, perché la poesia aggancia l'eternità, l'arte in generale aggancia l'eternità. Noi che facciamo poesia, noi che facciamo arte, loro che fanno musica, in realtà tutte queste cose noi le facciamo perché vogliamo essere superati, non vogliamo rimanere confinati nella quotidianità, non vogliamo rimanere combinati nella nascita e nella morte, ma vogliamo che qualcosa ci sopravviva e rimanga nell'eternità e diventi bellezza. È un movimento che ha una forza straordinaria, non solo per la dislocazione geografica degli scrittori, degli artisti da tutta Italia, dove ho seguito un po' le vicissitudini anche organizzative, insomma, insieme a Annalisa, insieme a Monica, ma perché propone una forza pluridisciplinare. Perché non è solo la poesia, ci sono riflessioni filosofiche, ci sono riflessioni sociologiche, ci sono riflessioni antropologiche, e c'è una parola che emerge da questo, che è speranza. Altre due sorelle, speranza e bellezza. Non ci lasciamo abbattere, noi poeti, noi filosofi, noi artisti, dal brutto che c'è nel mondo, dal nero che c'è nel mondo. Sappiamo che poi dietro ogni tramonto c'è un'alba bellissima. Dovremmo solo aspettare un po', però noi indichiamo la via, la indichiamo, ripeto, con la parola poetica, la indichiamo con la creatività, la indichiamo con la bellezza. E Annalisa ha pensato a una bellezza che non sia fine a se stessa. Oggi riflettevo, poi voleva presentare una mostra, riflettevo sul fatto che, qui mi rivolgo ai colleghi che insegnano filosofia, latino, greco, se noi andiamo ad analizzare gli aggettivi del bello nelle lingue classiche, anche nelle lingue contemporanee, in realtà ogni aggettivo rimanda a un valore morale. In ebraico il bello si dice tov, vuol dire bello, vuol dire buono. Kalos, per i greci, è un aggettivo che indica una potenza morale. Solo i latini fanno un po' eccezione, perché Pulcher era il cognome di una famiglia particolarmente bella di Roma. Il nostro bello viene dal bonicello, un piccolo bene, e poi bonito, beautiful. Cioè una bellezza che ha una forza morale. Questo è l'insegnamento che viene da questo movimento, cioè una bellezza che non è fine a se stessa, una bellezza che supera il tempo, una bellezza che aggancia l'eternità. Ed è una bellezza che si istituisce in una società che il Bauman ha definito liquida, ma che l'arte però può rendere solida, può rendere concreta. Certo, se noi andiamo a dire alla società, noi poeti vogliamo dare l'arte, e noi poeti, noi filosofi, noi artisti vogliamo dare dei consigli, in questi anni non hanno chiesto consigli a noi, hanno chiesto consigli agli epidemiologi, ai virologi, ai medici, con ricette anche di dubbia efficacia, di dubbio valore scientifico, almeno dal mio punto di vista. Però noi dobbiamo riporre al centro dell'attenzione questo. E il progetto è rivolto a tutti, è rivolto alle scuole,
perché proprio nella scuola la poesia deve tornare ad essere maestra, la poesia ha sempre da insegnare e noi abbiamo da insegnare. Diceva Kierkegaard che chi insegna tocca un'anima per sempre, bellissima questa frase di questo straordinario filosofo. Allora noi ci dobbiamo fare gli auguri, sperando in questa metanoia, in questa conversione, sperando che ci sia veramente questo cambiamento. E questa forza d'urto di centinaia di artisti, di poeti, di filosofi, di docenti, Annalisa l'ha pensata come una falange macedone imbattibile e indistruttibile. E questo libro rimarrà per sempre. È stato uno sforzo, anche come editore lo dico, uno sforzo immane da parte di tutti, soprattutto suo. Però adesso che il libro comincia a girare, sono stati tanti articoli, che ringrazio anche per i servizi che ha fatto uscire, insomma, noi non ci siamo dati un po' da fare. Adesso, come dire, ci sarà la generazione di una curiosità su quello che abbiamo fatto. In questi mesi questo è rimasto nell'ambito degli esperti, nell'ambito degli addetti ai lavori. Ma adesso, come diceva l'assessore, con la diffusione nelle scuole ci saranno sicuramente delle novità. Facciamoci gli auguri, non solo per questo movimento, gli auguri per noi stessi e soprattutto che veramente la poesia, l'arte e la musica possano fare da faro ad una nuova società. Io parlavo di utopia, ma senza utopie, senza sogni, senza desideri non si vive, lo sappiamo benissimo. Ci siamo dedicati, abbiamo dedicato la nostra vita alla poesia, all'insegnamento, alla filosofia, all'arte, che lo faccio da 30 anni come critico e come docente, e ci crediamo veramente. Adesso dobbiamo solo aspettare i risultati. Grazie. Grazie ancora a Massimo Pasqualone per le sue parole preziose e per la sua presenza. E prima di andare avanti con la serata, io vi lascio ad un intermezzo teatrale di Aurelio Aceto di Chieti, scrittore e autore di testi teatrali, accompagnato dal bassista Franco Mascitelli. Il titolo del monologo teatrale è Strapum Pum Pum. Un applauso a Aceto e Aurelio. Papà. Bum, tiens.
ad Aurelio Aceto, Franco Mascitelli e poi più tardi tanto parleremo ancora con loro. Adesso accogliamo qui con un grande applauso la dottoressa Silvia Di Nunzio, medico specialista. Silvia Di Nunzio è un medico specialista in cardiologia, autrice, mental coach e formatrice nell'ambito del life business e spirituale. Grazie per essere qui. Grazie, è un grande onore essere qui. Scusate, è un livello negli occhi. Io ringrazio moltissimo Annalisa per avermi invitata oggi, sono veramente emozionata, visto che si parla di cuore, io sono una cardiologa. Quindi la domanda che mi hanno detto che mi sarebbe stata fatta è che cosa vuol dire creare dal cuore? Quindi, visto che parliamo del creazionismo, creare dal cuore è qualcosa che è insito nella natura umana, quella natura umana che però noi ci siamo dimenticati di avere, con quella natura umana divina. Il cuore, quando noi parliamo del cuore di due tipi di cuore diversi, il cuore emotivo e il cuore energetico. E ci siamo dimenticati che esiste un cuore emotivo in cui noi possiamo essere chiaramente in disequilibrio, che è quello un po' il cuore romantico, emozionale, che non ci porta molto dove vogliamo veramente andare. Ma dobbiamo fare una distinzione con il cuore energetico, che invece è la parte del nostro sistema, dell'essere umano, che riesce a creare un perfetto equilibrio e armonia nella funzione di tutto il nostro sistema. Annalisa l'ha accennato, dal 2000, quindi più o meno da 20 anni fa, si è sviluppata una scienza che si parla di neurocardiologia, che è quella che dimostra che dal cuore partono delle vie nervose che sono più numerose di quelle che dal cervello vanno al cuore e che riescono a domare la parte istintiva, rettiliana, emozionale di basso livello vibrazionale che è tipico dei rettili, dei mammiferi, e va invece ad attivare la parte della neocorteccia che è sola dell'essere umano. Questa via entra in funzione esclusivamente quando noi siamo in grado di creare quella che viene chiamata la coerenza cardiaca, ovvero uno stato di equilibrio del nostro sistema nervoso autonomo tra il simpatico e il parasimpatico, quello che un po' i cinesi chiamavano pieno e vuoto, quello che il Buddha chiama la via di mezzo. Quando noi riusciamo a creare questo stato, che si chiama appunto coerenza cardiaca, il nostro sistema passa da un funzionamento diviso per organi ed apparati a un funzionamento unitario. Quindi diciamo che il cuore è l'organo dell'uno nel nostro sistema. Nel momento in cui un cuore che batte in coerenza si connette con un cervello in uno stato di quiete, quindi in onde alfa, tutti i nostri organi ed apparati entrano in equilibrio e in armonia e possono far sì che tutto ciò che viene prodotto nel nostro corpo sotto forma di energia venga indirizzata, esclusivamente focalizzata per esprimere il nostro pieno potenziale, che sia nella salute, nelle performance lavorative, così come nelle performance sportive. Ma cosa vuol dire vivere in coerenza? Vuol dire essere persone equilibrate dal punto di vista emozionale, quindi persone stabili che non possono essere portate in giro come una foglia al vento, persone che sono in grado di accogliere le differenze e anzi, grazie all'attivazione di una parte del cervello che si chiamano i nuclei della base, essere prosociali, essere capaci di vedere nel diverso un arricchimento e non un pericolo. Quindi non sentirsi disconfermati da una visione diversa, ma piuttosto arricchiti da essa. Quindi quando parliamo di creare dal cuore vuol dire essere in grado di sentirsi un uno con tutta l'umanità, vedendo negli altri una ricchezza, un arricchimento, una capacità di andare oltre. Quindi i valori assoluti del cuore, che sono la collaborazione, la gratitudine, la cura di noi stessi e degli altri, devono essere visti dal cervello come valori assoluti. E solo nel momento in cui il cervello si inchinerà al cuore e insieme riusciranno a far sì che il nostro sistema funzioni al meglio, che potremo davvero iniziare a creare quella realtà che noi tutti desideriamo.
perché una realtà insita nella natura. Noi siamo esseri multidimensionali, sistemi biologici complessi, aperti, interdipendenti, in continuo mutamento, e facciamo parte della natura. E se noi osserviamo la natura possiamo solo vedere la immensa ricchezza che la natura ci dona ogni giorno, e noi siamo parte di questo. E noi dobbiamo capire che la felicità, l'amore, la condivisione, la collaborazione sono i valori assoluti della natura. Dobbiamo solo ricordarci di tornarci. È un po' come un percorso che dalla ragione ci riporta al cuore, ma cuore e cervello uniti. E solo così, lavorando sull'unione dentro di noi, creando la pace dentro di noi, che la potremo creare anche fuori. E in questo modo creare la realtà che desideriamo. Grazie. Grazie ancora, ha detto veramente delle parole bellissime, amore, pace, condivisione. E parlando anche di musica, mi è venuta in mente una canzone di Antonello Venditti che dice dalla pelle al cuore. Sì, perché è proprio al cuore che noi dovremmo ritornare, come ha detto l'ottoressa Osanna, naturalmente collegando sempre tutto con la testa. Adesso c'è l'intervento del professore Gabriele Centorame, uno scrittore di Città Sant'Angelo. Un applauso intanto. Gabriele Centorame, uno scrittore di Città Sant'Angelo, presidente del premio letterario D'Annunzio, e il suo intervento si intitola Per la pace perpetua. Grazie, io ringrazio tutti nell'applauso. Cerco solo di fare qualche riflessione, perché in fondo mi sono occupato di cultura per tutta la vita, ho insegnato fondamentalmente, mi sono interessato in filosofia. Adesso stavo pensando che per questo movimento che, di cui stiamo parlando, conosco in un certo senso Annalisa per questa sua buona volontà di portarla avanti, credo che mi trova sicuramente il mio completo appoggio, insomma. Per cui ringrazio lei e ringrazio tutti i presenti. Grazie. Quando si parla di pace, si pensa sempre, gli storici sono d'accordo, che la pace non c'è mai stata, che c'è stato sempre un conflitto per la sopravvivenza. In effetti volevo puntare l'attenzione su un argomento interessantissimo che spesso e volentieri si nasconde. E questo è vero, che non ci sia stata mai la pace, ma è altrettanto vero che noi europei da 80 anni, noi europei, noi dei paesi europei, non abbiamo fatto più guerra. Qual è il motivo? Fuori sì, ma in Europa, quando erano tanto bellicosi gli europei, noi invece adesso dal 45 in poi ci siamo fermati, dopo la seconda guerra mondiale, c'era stata quella bomba atomica, c'era stata per tanti altri motivi ancora, ma la cosa è certa, che c'è stata dal 1950 la dichiarazione di Schuman. Schuman era uno che si occupava di politica, però era stato in due tipi diversi di ambienti culturali, quello tedesco e quello francese. Alla fine non ce la faceva più, perché alla scuola elementare doveva parlare il tedesco, alla scuola superiore doveva parlare il francese, e dopo addirittura stando tra la Germania e la Francia, praticamente per le guerre che erano successe, stiamo parlando della prima guerra mondiale, praticamente ha fatto la dichiarazione di Schuman, dice facciamo una cosa, mettiamoci insieme, togliamo gli strumenti fondamentali che portano alla guerra. Ora è chiaro, quali erano gli strumenti fondamentali? Era l'acciaio e il ferro. Si fece così la CECA, cioè comunità economica dell'acciaio e del ferro, e da questo momento in poi, siccome era il mercato libero dell'acciaio e del ferro, da questo momento in poi non si è fatta più guerra in Europa. Perché per esempio non mettiamo in evidenza una cosa di questo tipo? Perché non insistiamo su questa necessità da parte del... Io non posso andare dentro la voce perché da qualche giorno mi hanno trovato qualcosa al cuore, quindi sono proprio con voi con questo problema, però non in senso positivo, ma in senso negativo, devo ritornare allo stare il prima possibile.
Per cui dico, ci sarà una maniera anche, non solo da un punto di vista ovviamente armonica, non solo del sentimento, che è fondamentale secondo me, ma anche del cervello, sentimento, istinto, praticamente dovrebbero armonizzarsi e trovare la soluzione migliore, come in fondo stavo dicendo anche tutti gli altri. Io mi permetto di dire, perciò avevo detto che la relazione è brevissima perché non è possibile andare avanti a approfondire sull'argomento, per la pace perpetua, perché nel 1795 un filosofo, Immanuel Kant, scrisse un'opera per la pace perpetua, rispondendo a questa semplice domanda: come si fa a non fare più la guerra? È semplice, basta mettere tutti gli eserciti insieme, tutto il mondo, cioè la teoria, la filosofia, tutti gli eserciti del mondo, e gestire questa attività militare da persona, non dico perché io è difficile scegliere, ma persone sagge, persone che si occupano di cultura, cioè persone che non hanno interesse spicciolo e che ha interesse invece a salvaguardare la vita delle persone e rispettare gli altri. Giusto per sarò brevissimo e cercherò di dare delle indicazioni che potrebbero essere fondamentali anche per orientarsi praticamente da parte delle persone. Io ho scritto qualcosa, sta pure sul libro, però praticamente adesso lo ripeto brevissimamente perché il tema appunto è quello che è: fai all'altro quello che non vuoi sia fatto a te. Strano, di solito si dice non fare all'altro quello che non vuoi sia fatto a te, invece fai all'altro quello che vuoi sia fatto a te. È un po' più impegnativo, però il rispetto dell'altro è la prima forma di civiltà nel mondo moderno e contemporaneo. La ricchezza non sta tanto nelle tasche, ma nel proprio animo. Uccisioni di cittadini, specie di bambini, sono atti criminali sia in tempo di guerra che di pace. Non basta vivere, è necessario vivere bene. Vivere è il gioiello più prezioso che abbiamo. Ad ogni guerra o pandemia si risponde con un'organizzazione adeguata. L'organizzazione economica precede quella politica e militare. Ciascuno ha diritto, dovere, sottolineato dovere, di amministrare se stesso nella libertà e nel rispetto degli altri. Sempre nella libertà e nel rispetto, gli enti locali e le regioni hanno il diritto e dovere di amministrare. Obiettivi perenni e fondamentali di tutti i governi sono quelli di uguaglianza e di pari opportunità per ogni cittadino. Coordinamento e collaborazione di tutti i governi del mondo per una globale pianificazione di ogni attività amministrativa. Grazie. Grazie ancora al professore Gabriele Centolame. Adesso è arrivato il momento della lettura delle poesie tratte proprio dal libro Oltre il conflitto, una nuova visione. Io vi chiamo, così vi mettete qui sul palco con me, chiamo l'attore della compagnia Follemente Teatro, Simone Di Pasquale, che legge un testo di Angelica Di Giovacchino. Chiamo l'autrice Sabrina Galli. Chiamo Nadia Taddeo, il giardiniere dell'anima, e Lucia Zito. Un applauso per tutti gli autori che stanno venendo qui. Io lascio subito la parola a Simone Di Pasquale, lo ripeto, l'attore della compagnia Follemente Teatro, che ci leggerà la poesia I colori della pace della poetessa originaria di Colle Corvino, Angelica Di Giovacchino. I colori della pace. Capelli di un biondo chiaro, occhi color miele e quel sorriso che solo Dio sa quanto ti riscalda il cuore. Sei tu, figlio mio, che con quegli occhi non mi guarderai più, che con quei capelli non sfiorerai più il mio viso e con quel sorriso non
riempirai mai più il mio cuore di gioia. Ti ho perso in questa vita per ritrovarti nell'altra, dove non ci sono occhi, sorrisi e soprattutto non c'è la guerra. Lì si vive sospesi come una nuvola. Lì vi sono colori mai visti, i colori della pace, i colori dell'amore, i colori di una vita eterna che solo tu ora puoi ammirare. Non dimenticarmi ora che sei lì, non avere paura, non sentirti solo. Soprattutto dimentica tutte le atrocità, il dolore, la paura che hai vissuto prima di andare via. Custodisci solo i ricordi più belli di questa vita e lascia andare tutta la malvagità che lì ti ha condotto. Ora sei tu a dovermi abbracciare la notte per calmare il mio sonno. Sei tu che devi proteggermi. Sei tu che devi ricondurmi a te per essere finalmente amore. Buon viaggio. Grazie ancora signori di Pasquale, Diego e Giovacchino. Adesso c'è Lucia Zito, dottore di ricerca, docente di lettere e scrittrice, che legge un estratto dal suo testo sul conflitto tra uomo e ambiente. Allora, io, come ha già detto la nostra presentatrice, appunto non sono una poetessa, quindi ho fatto una riflessione sul conflitto fra uomo e ambiente, rappresentando anche un movimento ecologista che si chiama Pane Ambiente. Ora leggo l'estratto, poi magari aggiungo qualcosa. Allora, non è la prima volta che qualcuno si approccia a questo argomento così vitale e difficile per tutti noi, un argomento delicato, semplice da capire perché nell'ambiente siamo immersi e ne facciamo parte. Eppur tuttavia è una questione complessa perché vi entrano in gioco il progresso, il rispetto per se stessi e l'altro, il contrasto tra natura e civiltà. In vario modo vi si sono approcciati Rousseau, Leopardi e molti altri filosofi, scrittori ed intellettuali. Tutti, in maniera diversa e attraverso generi differenti, concordano sul fatto che non può esistere natura non intaccata dalla civiltà e progresso che non intacchi la natura. Certo associazionismo ha sempre demonizzato in seguito questa complicanza, affermando che l'ambiente è intoccabile, proprio perché ha legge di equilibri suoi propri, perché l'uomo ha una continua necessità di crescita ed evoluzione, generando una sorta di scontro con l'ambiente e deturpandolo. Rousseau afferma che in questo processo di contatto con la città e il progresso l'uomo si corrompe. Questo è stato detto nel romanzo L'Emilio. Leopardi, molto più drasticamente, nelle operette morali del 1835, sottolinea che la natura è matrigna e dunque non le interessa il destino dell'uomo. Perciò stesso chi osa sfidarla, fosse anche per fini nobili come la ricerca e l'esplorazione, è destinato a soccombere. Questo lo dice nel dialogo della natura in islandese. E torniamo a noi. Come trovare un punto di equilibrio tra la necessità di progredire ed evolversi, tipica dell'essere umano, la perfezione della natura? Intanto l'incontro fra uomo e natura da secoli è nato un conflitto oggi molto più cogente, perché se ne vedono gli effetti: inquinamento acustico, atmosferico, ambientale, proliferazione di rifiuti difficili da smaltire con meccanismi perfetti, avvicinamento di animali selvatici ai centri abitati per scarsità di cibo e presenza di medesimi rifiuti. Cosa fare? Il mio movimento interpreta, ma penso che dobbiamo farlo, tali fenomeni in maniera meno drastica e più consapevole rispetto all'associazionismo tradizionale. L'economia può essere sostenibile, perfino il progresso può esserlo, se si presta attenzione non solo al cosa fare, ma al procedimento. Se si pensa a come smaltire i rifiuti, ad esempio, le discariche tradizionali rappresentano una ratio monolitica e non risolutiva, oltre che altamente inquinante, quando non rischia di diventare reato. Si pensa alle terre dei fuochi, che non sono solo a Napoli, ma anche in Puglia, altrove, e all'ecomafia. Esistono invece, per esempio, questa è un'idea, i termovalorizzatori di nuova generazione, diffusi in tutto il nord Europa, con i quali è facile non solo smaltire, ma anche trasformare l'energia pulita attraverso edifici dagli aspetti gradevoli e funzionali ad attività sportive di svago.
Le energie rinnovabili, poco valorizzate in Italia e impiegate sostenendo strutturalmente e tecnicamente costi altissimi, potrebbero invece rappresentare una risposta unitaria, perfino statalizzata, al nuovo fabbisogno di gas e carburanti, giunti a prezzi altissimi, peraltro fortemente inquinanti. Infine, estrarre in maniera sostenibile e poco impattante anche dall'Adriatico potrebbe forse rappresentare una sfida nazionale. Lo scontro fra ambienti antropizzati e animali selvatici, sempre più frequente, si pensi a orsi, lupi, cinghiali, che spesso attraversano i borghi montani e si avvicinano talvolta alle città, ingenerando una normale atavica paura nell'uomo, potrebbe essere risolto a sua volta creando più parchi e riserve, separando in un certo senso ciò che è rimasto intatto e naturale da ciò che per forza di cose non lo è più. Non serve una legislazione violenta per abbattere lupi e cinghiali, nemmeno per catturare orsi e perfino gabbiani, come propongono alcune regioni. Serve una gestione accurata e organizzata dei rifiuti, una separazione il più possibile e chiara tra ambienti abitati da uomini e altri abitati da animali. In questo modo lo scontro diventerà un incontro piacevole e scelto, frutto di un'educazione ambientale che certo in maniera più preponderante deve entrare nelle scuole e va proposta attraverso corsi o cartellonistica anche al semplice cittadino. E se qualche volta la leonessa, come accade incidentalmente durante i safari africani, dovesse saltare sulla jeep, il viaggiatore saprà come comportarsi. Non sempre l'incontro fra natura e cultura è un disastro, può invece generare piacere e tradursi in un'opportunità. Come sosteneva Rousseau nel Miglio dell'Educazione del 1762, spesso una consapevole educazione in natura porta ad apprezzare e rispettare la civiltà perché ne conosce i limiti. Volevo aggiungere che nelle scuole manca un'educazione alle relazioni, adesso se ne sta parlando anche al MIM. Educazione alle relazioni che secondo me dovrebbe partire dalle famiglie, perché nelle scuole i ragazzi arrivano con una educazione di base che ovviamente hanno strutturato già in ambienti pregressi. Educazione alle relazioni significa appunto usare il cuore nelle relazioni più che ragionamenti legati al consumismo, alla marca, all'apparenza e quant'altro. Sarebbe necessario parlare di più a casa e sarebbe necessario rispettare in questo modo di più i simili. Si parlava prima del bullismo, il bullismo è una cosa ingenerata. Fare del male a un altro simile della propria età significa che in casa forse qualcosa non funziona. E lo stesso vale per gli animali, penso a quel povero gattino che è stato scoiato giorni fa nel Salernitano. Sento dire da alcune persone, ma io amo più gli animali che le persone. Questa è anche la sede delle proposte, bisogna amare più le persone perché solo così si possono amare gli animali, perché è dal cuore che parte questo procedimento, questo processo, e quindi questo è il messaggio che vorrei lasciare, non come animalista ma appunto come persona che parla partendo dal cuore e non da ragionamenti che in realtà non hanno un fondamento. Grazie. Adesso passiamo a Nadia Taddeo, di Torre dei Passeri, professoressa e poetessa, con la sua poesia che vi ricordo è sempre nel libro Oltre il conflitto una nuova visione, Il girasole. Grazie. Ben piantato in terra, col volto sempre rivolto al sole, è un legame tra cielo e terra che sempre punta verso l'Oriente come bussola che ci mostra la via parlandoci di vita e di rinascita. Grazie. Grazie a Nadia Taddeo. Adesso passiamo a Sabrina Galli, poetessa di San Benedetto del Tronto, lavora come volontaria nell'ambito dell'educazione dei bambini e ci porta la sua poesia L'incendio del sole. Buonasera a tutti, grazie. Prima voglio ringraziare Annalisa Potenza che mi ha coinvolto in questo progetto, quindi sono molto contenta di fare parte del movimento e oggi vi propongo una delle poesie inserite nel libro che si intitola appunto L'incendio del sole e parla di un conflitto, ma parlo di un conflitto interiore. Monologhi mentali, immobili, sopra altopiani di brulle terre, vacillano lungo vie
senza partenze e senza arrivi. Essiccati della propria vitalità, sono statue di ipotermia, lungo antartici viottoli di una morte apparente. Trepidano le gambe immote, invocano invano alacri muscoli, pulsanti di linfa vermiglia. Gli arti cedono, precipitano nel latrato sguaiato, colato dai digrignati denti del panico. Poi sarà abissofobia. Eppure un crucio, un solo crucio condannato sulla banchisa all'incapacità di vivere, afferra una morbida liana, una luce sfuggita alla giovane luna. È tepore, è fiamma, è fede. Il sangue torna a fluire nel coraggio di un'idea che ora brama l'incendio del sole. Poi sarà speranza. Grazie. Grazie ancora a Sabrina Galli e torniamo alla speranza di cui prima ha parlato il professore Massimo Pasqualone. Adesso è il turno del giardiniere dell'anima, poeta originario di Crecco e Apprecchio, con la sua poesia L'amore a prima e L'amore a dopo. Grazie, il paese si chiama Crecchio, l'hai detto benissimo, ci tenevo. La poesia è in dialetto crecchiese, perché è un dialetto capitolino come il dialetto capitolino il romanesco oppure il fiorentino, anche Salerno è stata capitale d'Italia e forse anche Torino. Quindi Crecchio si interseca in queste, in realtà arriva per ultima, ma non siamo ultimi a nessuno in quanto a bellezza e a romanticismo del mio paese. Io penso che sia il paese più bello che abbia mai visto, anche perché è uno dei pochi che ho visto. Mi sento biodegradabile fuori da quei 19 km quadrati, sono 19,34, sono 2000 ettari di terra. Biodegradabile veramente perché sto male fuori da Crecchio. E in questi giorni abbiamo parlato molto di violenza di genere e quindi ho pensato di chiedere ad Annalisa di poter scrivere una poesia, ma eccoci, la penna è tua, Luco Seruta. E quindi ho scritto L'amore a prima e L'amore a dopo, e cioè lo spartiacque è molto spesso, l'abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle, la separazione. Quindi prima c'è un momento bello, un momento romantico, e poi ci sta tutto quello che conosciamo. Quindi vi chiedo scusa se mi permette di leggere in crecchiese, che non è né ortonese né lancianese, ma è una via di mezzo, perché siamo inseriti nella diocesi di Ortona-Lanciano, che è la diocesi più piccola d'Italia, e abbiate la cortesia e la pazienza di ascoltarmi per 2 minuti. Grazie. Quando mai scusate, a Nisalo Padre Eterna gli fate una promessa, cadevaresse per sempre, non ci aveva mancato mai lui, a come successe che la sera a Cana dei Galilei, e invece piano piano che lui ne sangitite, a fermentate e che l'utile di felicità, una mine iena, una mine moio per la venuta età. Le parole d'amore se ne avevi detti tende, a prima, amore mio bello, quanta ti amo, cuoricino del mio cuore, brucino del mio brucino, sei l'essenza della mia vita, di piastrelle d'amore la strada del mio cuore di te è lastricata. Dabù, ti puzza sfiata, puzza un uomo che ti sangue, ti faccio scordare la faccia delle fiate, ti faccio armanenghi le mutande sciracciche anche la molla rotte, la molla rotte, ti faccio dormire sotto la ponte dell'umore, che l'arme delle murte inglese e canadese. Agnagagni le parole, che non sbatte gli occhi e l'amore si tramuta in alluvini di casa, al mese d'aprile. Le discussioni litigate ci nascite una presa, ma mai non ci ha fatto uno, o una caricata addosso. La femmina, è un fiore, dice nonno, arcurte delle guardate fiori rosse. Le femmine da fatia, a niente da portare un passo, ma mai non offese, mai non richiamo in mezzo alla gente del litro. Cadate un dente, ti si giocate lo braccio per tutto il paese. La femmina, gli scia riservate, ma nipote se, né è una proprietà privata.
nonno Rumonne voi sangricicate, le figlie accidere un padre, le marite accidere moi, ha finito tutto. Sembra che a domini l'umanità casca dentro non cadrà fosse. Ma se è tutto, domini chi lo sa? Ma io non mi ricordo le parole a te, e le porte marchite, che lo fuoco in bette. Ci vuole rispetto. Emozionato e deliziato con i loro testi. Io vi ricordo i nomi: Sabrina Galli, c'è l'attore Simone Di Pasquale che ha letto la poesia del genere di Giacchino, Maria Taddeo, il giardiniere dell'anima di Trecchio, Lucia Zito. Grazie, grazie a tutti. Ora lasciamo di nuovo spazio alla musica. Questa volta lo facciamo con Claudio Spinosa, poeta e cantautore di Sulmona, con il brano Misericordioso Limbo Set, tratto dall'album Luxor. Claudio Spinosa. Volevo, si sente? Sì, poco. Volevo necessariamente ringraziare Annalisa Potenza. E c'è stato un legame fra noi che in realtà era virtuale fino a poco tempo fa e oggi ci siamo finalmente incontrati. Era un progetto che lei, ecco, diciamo, sedimentava da molto tempo e di cui mi aveva anche parlato tempo fa e che oggi finalmente si è concretizzato con un libro, con tanti di voi, con tanti interventi. Quindi veramente grazie ad Annalisa che ha portato a compimento questo progetto, insomma, che è stato veramente molto, molto lavorato. Grazie ancora Annalisa, grazie a Massimo Pasqualone, Monica Campoli, grazie veramente a tutti. Anche io sono un poeta, nasco in realtà musicista, per poi abbandonare per un po' di anni la musica e dedicarmi alla poesia. Poco tempo fa riprendo il discorso musicale, ma senza mai effettivamente abbandonare i versi, tant'è che le mie poesie appunto traggono spunto proprio da mie poesie pubblicate nelle varie esilogie. D'apparenza, scordo che cammino, appaio un sogno con in mano una colomba, si sto a dover apparire, e quasi mi vedo sognoso, apro la porta al tempo, e quasi mi
Grazie. Grazie ancora a Claudio Spinosa. Ora torniamo a parlare con gli appartenenti al movimento Creazionismo per una nuova era e autori del libro Oltre il conflitto, una nuova visione. E lo facciamo con Patrizia Splendiani, counselor relazionale. Un applauso, intanto. Counselor relazionale, media comunicativo, operatrice olistica, maestra di pianoforte e ricercatrice spirituale. Ci parlerà di come sanare le ferite del sé e della relazione. A te, Patrizia. Grazie. Grazie a tutti, perché siete qui in un momento di condivisione importante per Annalisa e per tutti noi, perché questo è il primo vero appuntamento nel quale ci incontriamo, non tutti purtroppo, però insomma una buona parte sì. E quindi grazie ancora ad Annalisa per tutto quello che lei ha fatto e farà. Questo libro parla di conflitto, e dentro il conflitto ovviamente c'è una ferita. Una ferita che parte da noi e poi va oltre. E in primis siamo noi quelli che portano le ferite dell'anima, che poi quando vanno nel mondo si relazionano con ciò che c'è intorno sulla base di quelle ferite. E ad esempio il bullismo di cui abbiamo parlato, o anche la violenza di genere, sono solo gli aspetti di quelle ferite dell'anima che ognuno si porta dentro. È chiaro che se dentro di me io ho una lotta con un patriarca, una matriarca con cui io non ho fatto pace, andrò nel mondo con quella ferita, quindi mi relazionerò con grandi o piccoli sulla base di quello che io sento e porto energeticamente dentro il mio cuore, cioè la non pace, il conflitto con l'energia di un maschile e di un femminile che mi appartengono, fanno parte del mio sistema valoriale e che comunque sono malati. Ho scritto un libro che si chiama Omeion, le quattro energie dell'indipendenza, e quelle di cui vi parlo sono proprio queste quattro energie, che sono il visto, il riconosciuto, l'accolto e l'accudito. Parlavamo di ragazzi, di bullismo, abbiamo detto, ma anche di comportamenti non socialmente accettabili, quindi contro la prosocialità. Osservate anche nella musica, ascoltate le parole di quello che è la musica trap, della violenza delle parole che sta in quella pseudo musica, che comunque è un modo di comunicare di questi ragazzi, che va considerato per quello che è, una manco tanto velata richiesta di essere ascoltati in una maniera terribile, perché poi il messaggio della violenza che sta dentro quelle parole viene sposato dagli altri ragazzi che si vestono, si muovono e vanno in giro in bande, ovviamente promulgando quello che è il messaggio di quello che cantano. Visto, riconosciuto, accolto e accudito sono quattro energie che, se non vengono elaborate e non vengono integrate, portano alla violenza, in primis verso se stessi, perché questi sono ragazzi che stanno male, e poi sono ragazzi che comunicano il loro malessere facendo altrettanto male, ma in primis a se stessi. Se io non sono visto, io mi vestirò in una maniera tale da essere visto, strappato o con un abbigliamento inadeguato, con una maniera inadeguata di comunicare, urlando, facendo del male, come vi dicevo, anche agli animali. Noi abbiamo recuperato il nostro gatto che è stato avvelenato, perché la moda ultima è l'antigelo, che è appetibile dai gatti perché è dolciastro. C'è stata una strage di gatti a Pescara, nel mio quartiere dei Colli.
si è infierito in ogni modo e pare che sia stato un ragazzo. Ora, vi sto riconosciuto, se io non vengo riconosciuto per ciò che sono, per quello che io sono, senza essere giudicato, io farò in modo di portare la mia protesta fuori. Se io non vengo visto, riconosciuto e accolto, che non è accettato, perché l'accettazione sta un gradino sotto, io mi posso tappare il naso ad accettare no. No, l'accettazione non è l'accoglienza. Se io vengo accolto, io vengo abbracciato, così come sono, senza giudizio, guardate che difficile sta, perché il giudizio dentro di noi c'è, accolto, accudito, l'accudimento è io, a prescindere da come sei, apro la porta della mia casa e ti dico vieni, entra. Questo è quello che noi avremo bisogno di fare prima con noi stessi. E quando abbiamo sanato le nostre ferite, andiamo nel mondo e accogliamo gli altri con altrettanto amore. Quindi se io riesco a fare questo con me, vuol dire che io mi amo. E quando andrò nel mondo, io farò altrettanto con chi sta davanti a me e lo amerò. E non andrò ad accogliere l'altro sulla base delle mie ferite. Molte relazioni e molte coppie funzionano così. Ah, tu mi capisci, tu hai sofferto, quindi sicuramente capirai quello che io porto dentro. Poi uno dei due fa un percorso, di colpo l'altro dice, ma io non ti riconosco più. No, un momento, ero io prima che non riconoscevo me stessa. Oggi che sono me stessa, tu vedi la mia nuova me. Io sono andata verso di me, davvero. Quindi questa sono la vera me. Ora vai verso che anche tu. Se ognuno di noi riuscisse a fare questo, il mondo sarebbe un posto migliore. Vi leggo la mia poesia, che si chiama Diverso, di trattino verso, che è un gioco di parole, e poi vi lascio e vi ringrazio. Violenta si abbatte la furia di ingiuria, ferita lontana, profonda, non vista, non tua e né mia, tagliente è la lama, del dire, del fare, d'odiare, sì, l'altro, te stesso, me stesso, comunque diverso. Accogli le paure del cuore e impara, puoi dire del bene che cura, e amore, calore, son più che parole, per l'anima hai luce e ti tenga con sé. Grazie. Grazie ancora a Fabrizio Svegliani. Con questo gioco di parole diverso mi è venuta in mente una frase che dice siamo fatti diversi perché siamo poesia, e credo che sia proprio giusta per l'occasione. Adesso tocca a te, che sei lì dietro, tocca a Francesco Minniti, artista e cantautore di Chieti, che ci farà ascoltare la canzone Un Mondo, tratta dal suo album Mai Lontano Mai, che contiene 10 canzoni scritte e interpretate proprio da lui, con la collaborazione del chitarrista Tiziano Minniti. Assolutamente sì. Giustamente si sta preparando. Thank you.
Felici trascorsi.